In questo video vorrei parlare della, se esiste, relazione rapporto tra i tassi di interesse delle banche centrali e i tassi di cambio delle varie valute, come per esempio euro-dollaro, sterlina-dollaro, eccetera, eccetera. Prima però di partire con questa breve lezione, che però ritengo molto importante, soprattutto per chi vuole approfondire il forex trading e quindi per tutti i forex trader all'ascolto, vi chiedo se potete lasciare un bel like alla fine del video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Adesso partiamo subito con questo rapporto tra tassi di cambio e tassi di interesse. Per partire e per farvi capire bene quanto è importante questo rapporto, voglio fare un esempio. Mettiamo che una banca dove noi depositiamo, per esempio, 100.000 euro ci dia l'1% all'anno di rendimento su quei 100.000 euro. E dopo un po' di tempo arriva una banca differente che ci propone sullo stesso investimento di 100.000 euro di darci non l'1% annuale, ma il 3%. È ovvio che se da investitore devo andare a capire cosa fare? Andrò probabilmente a spostare una parte o totale investimento di 100.000 dalla banca che mi dà l'1% alla banca che mi dà il 3%. E quindi probabilmente in generale il mercato andrà a fare la stessa cosa. E quindi cosa succederà? Succederà che aumenterà la domanda di quel tipo di deposito di quella banca. Quindi quando la banca centrale aumenta i tassi di interesse, diciamo che va a aumentare gli investimenti possibili che sono denominati nella sua moneta. I tassi di interesse più alti, quindi quando la banca centrale alza i propri tassi, tendenzialmente porta a altri rialzi dei tassi, che principalmente sono tre, e sono i rialzi dei tassi interbancari. Cioè, praticamente le banche tra di loro si prestano i soldi e quindi i tassi di prestito tra le varie banche. Poi, aumenta i tassi dei prestiti, quindi, i tassi sui mutui, sui leasing e sui prestiti in generale, ma anche sui depositi. E poi aumentano solitamente i tassi dei titoli di Stato di quel paese. Il rapporto tra tassi di interesse e il valore della valuta passano proprio per il rendimento, diciamo, dei titoli di Stato. E se noi andiamo a vedere un po' lo storico di svariate valute, troveremo in effetti della grandissima correlazione tra queste cose. Vediamo infatti un esempio sull'euro dollaro. Ovviamente l'euro dollaro, per chi è un forex trader, insomma, conoscerà bene il tipo di coppia di valute, è la coppia di valute più liquida e più scambiata. E possiamo andare veramente a riconoscere dei movimenti che in effetti sono molto, molto correlati a questi rialzi o meno dei tassi di interesse. È sempre ovvio che si parla anche delle aspettative sui tassi di interesse, non solo del rialzo o ribasso reale, ma anche sull'aspettativa che la banca centrale fa nelle varie riunioni di politica monetaria ogni volta che ogni mese richiama la sua politica monetaria. Per partire vorrei vedere con voi i rialzi e i tassi di interesse della Federal Reserve degli ultimi anni. Come potete notare dal prospetto che abbiamo qui sopra, vediamo che dal 13 dicembre 2017 1,5, 21 marzo 2018 1,75, cioè c'è stato un rialzo progressivo dal 2017 fino esattamente, guardate un po', al diciamo il rialzo massimo fino a fine del 2018, per poi avere, vedete, un po' di ribasso fino ad arrivare con il ribasso pesante, appunto, proprio che c'è stato nel momento dell'anno scorso dell'inizio della pandemia da Covid-19. Quindi vedete proprio questa cosa, quindi dal 2017 rialzo fino all'inizio del 2019, dopo un leggero ribasso e poi il ribassone. Quindi in questo caso andiamo a vedere, e in questo caso con la Banca Centrale Europea che invece non muove, diciamo, i tassi di interesse, esattamente, ve lo dico subito, dal 10 marzo del 2016, tenendoli praticamente a zero. Allora, in questo caso vorrei prendere l'ultima parte proprio per farvi capire. Abbiamo visto che questo grafico settimanale dell'euro-dollaro
dal 13 dicembre 2017, quindi da inizio 2018, c'è stato praticamente pian piano un rialzo dei tassi. Sono proprio qui, in questo grafico di euro-dollaro settimanale, e qui abbiamo proprio l'inizio, guardate qua, del 2018, quindi con una ulteriore fiammata long dell'euro-dollaro, e poi il dollaro che ha iniziato quindi ad avere una politica monetaria più, come dire, più restrittiva, si dice, quindi con un rialzo dei tassi di interesse. In questo caso vedete che l'euro dollaro ha iniziato un movimento ribassista che in realtà, seppur con dei rialzi, ovviamente dall'altra parte avevamo l'Europa con basso rendimento se non nullo rendimento, fino a che siamo arrivati praticamente a febbraio, metà febbraio del 2020, primi di marzo, che c'è stata la prima fiammata long, e poi ancora la seconda fiammata, e poi siamo arrivati praticamente a fine anno del 2020 con questo tipo di situazione. Vediamo a cosa corrisponde, cioè primi di marzo, metà marzo, quindi tra marzo e aprile del 2020, andiamo a vedere la tabella dei tassi di interesse e notiamo che dal 3 di marzo 2020 c'è stato un grandissimo ribasso da parte della Fed, con poi un ulteriore taglio pesante di tassi di interesse il 15 di marzo. Quindi praticamente avevamo due valute che, se prima il dollaro era una valuta ad alto rendimento, chiamiamola così, rispetto all'euro, quindi pagava, e quindi, se riprendiamo il discorso di prima, gli investimenti anche in quella valuta potevano aumentare, quindi c'era più appeal perché quella valuta pagava, diciamo, no? Nel periodo in cui c'è stato, a marzo appunto dell'anno scorso, dato un ribasso di tassi di interesse, anche l'aspettativa ovviamente di mercato cos'è stata? È stata quella di un abbassamento, tolgo via e magari vado a investire in altro, e questo ha portato quindi un ritorno di forza di euro, quindi più appeal di euro, che ha portato fino a praticamente i primi di gennaio ad avere un movimento rialzista anche molto importante. Adesso che si riparla, vedete le aspettative, non c'è ancora stato nessun tasso di interesse rialzato, ma ci sono le aspettative che sembra, andando, come riprendendo anche il video che ho fatto sul dollaro americano di circa 10 giorni fa, le aspettative di politica monetaria, perché ovviamente queste riflettono anche l'economia americana, sono aspettative più restrittive, quindi si parla di un'economia che può essere più rapidamente fiorente rispetto a quella europea, quindi tassi di interesse che verranno alzati, eccetera, eccetera, e quindi questo porta nelle aspettative degli investitori di già andare a trovare, per esempio, investimenti in valuta denominata in dollari come più interessanti, con più appeal. Questo ovviamente nella coppia euro-dollaro è molto chiaro, noi potremmo prendere anche le altre ovviamente e vedremo questo. Quindi diciamo che noi, quando andiamo a fare un certo tipo di trading sul Forex, abbiamo anche questo come supporto operativo, dobbiamo cercare di capire anche in ottica macro, della macro picture di mercato, anche che tipo di momento stiamo vivendo, e quindi se siamo in un momento di appeal su quella valuta o meno, se siamo in un momento di bilanciamento, come magari è un po' più quello attuale che si sta ribilanciando ovviamente. Quindi capire anche queste dinamiche ci può aiutare ad avere una consapevolezza di operatività, soprattutto sul mercato del Forex, che ci permette questo, che si parla sempre di un'economia contro un'altra, per riuscire a operare con più cognizione di causa, e anche nel caso in cui si voglia mantenere un trade più tempo, meno tempo, si ha una, appunto, consapevolezza, una coscienza diversa nel modo di operare. Anche nel trading che faccio io, che ha dei momenti in cui per esempio posso portare delle posizioni anche over week, mantenendole più settimane, e situazioni in cui magari ho degli investimenti in dollari, in euro, eccetera, eccetera, che possono invece durare meno, quindi andando a prendere proprio quei micro, chiamiamoli così, movimenti di qualche giorno che fa una valuta contro un'altra. Ecco, questo volevo oggi così approfondirlo. Molti di voi magari sono ancora all'inizio del mercato del Forex, quindi stanno prendendo degli spunti. Noi dobbiamo guardare sempre il grafico, ma sapere quali sono i market mover importanti, che non sono le mini news che tendenzialmente non influiscono in vera maniera sulla coppia di valute, ma invece queste macro situazioni
che invece a livello poi nella, diciamo, in quello che si vede poi nei prezzi si vanno a vedere. Quindi cercate sempre di, cerchiamo sempre, mi metto dentro anch'io, di operare non solo perché vediamo una certa situazione, no, anzi io in primis ragiono sempre, cerchiamo di capire, ragionare, stiamo comprando bene, stiamo vendendo male, stiamo vendendo bene, stiamo comprando male, stiamo in una situazione dove in effetti, anche ragionando rispetto a una strategia di trading, un metodo di trading, ha senso magari tenere magari la posizione più tempo, ha senso uscire, ha senso cercare dei piccoli oppure magari movimenti o magari cercare di andare un po' più spinti. Tutte queste cose fanno parte poi della vita di un trader e io cerco comunque di trasmettervele sempre in modo molto trasparente. Bene, allora anche questa lezione è finita. Io ovviamente vi ricordo nuovamente di mettere mi piace se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ovviamente ci rivedremo al prossimo video per un'altra pillola di trading interessante. Grazie a tutti e un saluto.